Come per dire, ma di che abbiamo parlato oggi a pranzo? Abbiamo fatto una puntata sull'eventualità che i playoff non si giocano, puntualmente potevamo scegliere Smettiti, un altro argomento. No? Napoli è stata sin dall'inizio zavorrata dal peso dei punti in palio. Un fallo ogni 60 secondi con distribuzione pressoché equa tra gomiti alti e prove di forza. Così se ne vanno i primi 7 minuti. Caridi, attenzione a Tarana. Caridi cerca di calciare! 1-0 per il Mantova! Che non riescono a raffreddare i nervi nell'intervallo. Al quarto Maldonado completa il suicidio perfetto cercando e trovando l'espulsione per condotta violenta su Godias, al quale il paraguayano le aveva promesse poco prima. Un sorriso di plastica mentre fai la ginnastica. Di essere contenti tutti. Benissimo, grazie Domenico, complimenti, complimenti ancora. Perché ricordo, grazie. Ricordo che bastano altri 2 minuti ai Godias per puntare verso l'area rivale una volata da non credere, e infatti dal nulla spunta eroicamente Cannavaro che tiene in vita il Napoli. Di Carlo assesta i suoi, entrano Cristante, Spinale è inondato di biancorosso, Iezzo è un doppio palo, Di Rizzi e Spinale limitano le proporzioni ma non la sostanza del punteggio. Il Martelli e Caridi flagellano ancora le grandi, il Napoli dopo la Juve ricomincia la volata. Per ora non c'è Serie A senza playoff. E quindi per il momento, come dicevi tu nel servizio Massimo, non c'è Serie A senza playoff. La sfida del Martelli ci ha detto sostanzialmente due cose: che al Martelli nel teatro dei Virgiliani non si passa, la squadra di Carlo ha perso soltanto una volta contro il Bologna, ci ha perso la Juventus, ci ha perso il Napoli. È stato scaramantico quando c'è stata la promozione prima, diceva noi non guardavamo alla promozione, adesso però ci sta prendendo gusto e un pochino la Serie A lì sopra le fa gola. Ma sa, dopo la delusione dell'anno scorso che ci siamo arrivati a tanto così, poi per altri problemi non ci siamo andati, quest'anno, come dice Trapattoni, non dire gatto, no, se non ce l'hai nel sacco, è la stessa cosa per noi.